Benvenuti! In questo breve video vedremo un esempio di progettazione tramite configuratore corpo mobile di Bloom, disponibile sui services, sul quale è possibile registrarsi gratuitamente in qualsiasi momento. Vediamo insieme la progettazione di un pensile con il sistema di cerniere Clip Top Blue Motion di Bloom. Ci troviamo nella home page del nostro account e-services e selezioniamo il configuratore del corpo mobile, quindi nuova configurazione. Eccoci nella schermata di progettazione. Possiamo cominciare a definire i valori di dimensione del nostro corpo mobile, quindi in questo caso del nostro pensile. Noi facciamo questa altezza 720, larghezza 600, profondità in questo caso la facciamo con questo valore e abbiamo la possibilità di selezionare lo spessore generale dei pannelli o anche in singolo. Ulteriore dato è la fuga, in questo caso mettiamo un valore di 1 mm sulla fuga laterale sinistra. In seguito potremo modificare la costruzione del cappello, del fondo e dello schienale. Bene. Scelti i dimensionamenti del nostro corpo mobile, possiamo inserire il frontale. Con la funzione drag and drop, trasciniamo e rilasciamo il frontale sul corpo mobile. Il sistema in automatico ci darà questi dati calcolando le fughe che noi abbiamo richiesto in precedenza. Molto importante è la selezione del materiale con cui il frontale è realizzato e la densità eventualmente dello stesso, così come il peso della maniglia. Questo diventa molto importante in quanto può definire l'articolo corretto da inserire per poter effettuare questo progetto, questa applicazione. Inserito il frontale, come detto, è la volta di scegliere l'accessorio. Noi scegliamo i sistemi di cerniere, vogliamo aprire dal lato sinistro. Trasciniamo questo valore all'interno del corpo mobile e a questo punto ci verranno proposte diverse soluzioni e diverse eventualità. Data l'applicazione possiamo scegliere una cerniera standard, la nostra situazione è una battuta con sormonto. Come vedete il sistema calcola già diversi parametri per poterci dare le informazioni corrette. Non facciamo altro che seguire quello che il sistema ci consiglia. Questo funge da prova di battuta. In questa fase potremmo definire la cerniera desiderata e quindi noi andiamo a selezionare Clip Top Blue Motion in finitura neronice. Per il fissaggio del fondello, in questo caso scegliamo una tecnologia inserta. Selezioniamo questa variante e proseguiamo. La piastrina di premontaggio in questo caso la selezioniamo diritta e per il suo fissaggio proseguiremo con le viti. Passo successivo, eventuali funzioni addizionali, in questo caso non ci serve il tip-on, selezioniamo la copertura del braccio, il tipo di copertura e possiamo andare al risultato. Ecco quindi la distinta articoli con le quantità per ogni componente. Possiamo acquisirla e il sistema andrà a inserirla nel nostro pensile, come vedete, già renderizzata. Ricordiamo che nella funzione extra troviamo i cavicchi, le giunzioni e eventualmente i reggipensili, anche per terminare appunto il corpo mobile secondo questo tipo di applicazioni. Nella schermata risultato vedremo diverse parti molto interessanti come il dettaglio dell'applicazione con le nostre scelte fatte nelle varie fasi, di nuovo la distinta articoli sia in singolo che cumulata qualora ci fossero più unità funzionali, le informazioni di progettazione e costruzione, i valori di taglio pezzi, informazioni di fabbricazione, oltre che montaggio e regolazione comprensivi di video. È possibile aggiungere questo progetto a una cartella più ampia con ulteriori pensili e basi, inserirlo direttamente nell'elenco di ordini, eventualmente trasmettere questo singolo progetto a un rivenditore per richiedere un preventivo o richiedere delle informazioni. Possiamo esportare in formato file PDF o Excel diverse informazioni, tra le quali segnalerei la panoramica della lavorazione e eventualmente i disegni di produzione.
i dati CAD relativi all'applicazione sia in singolo per il prodotto che per la composizione, ma in ultimo anche i file BXF per poter andare direttamente in lavorazione. Ad esempio direttamente con EasyStick e quindi andare a portare questo progetto a macchina che sia una mini press top o una mini press P attrezzate con EasyStick di Bloom. Nel caso invece di lavorazioni manuali tramite Dime Bloom vi consigliamo di guardare i video dedicati a questo prodotto realizzati con il nostro promotore tecnico. Grazie e buon lavoro!